questo lungo viaggio molto intenso di emozioni, molto intenso di e comunque bei paesaggi, perché adesso che siamo qui in Norvegia davvero paesaggi bellissimi. E niente, si prosegue, destinazione ormai è casa. Oggi dovremmo passare l'arcipelago delle Lofoten e niente, ragazzi, ci vediamo dopo. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. Che spettacolo! Bello, bello. Bello. Appena passato il bivio dove si può andare alle Lofoten, che resteranno su questa parte di costa. Invece questa parte di costa è quella che dovrei percorrere io per poi vedere di fronte le Lofoten, soprattutto quando poi ci sarà il traghetto. E su questa tratta c'è il traghetto e farò un traghetto ed in teoria di fronte a noi avremo le Lofoten. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Surprises you.
sarò molto cauto e molto attento, prima o poi l'olio finirà, non andrà avanti a perdere, e poi cioè, è solo mezzo litro, prima o poi verrà fuori tutto. Quindi niente, ho provato a fermarmi qua all'Harley Davidson di Norwich, però non hanno saputo risolvermi il problema, quindi proseguiamo con una forcella sola. Si sente tanto la differenza, però ci abbiamo provato, ragazzi. Ho provato a vedere se c'erano delle concessionari Suzuki qua in zona, non c'è un cazzo. L'unica è a sud della Norvegia, però se arrivo, ora che arrivo a nord della Norvegia, arrivo anche a casa. C'è a sud della Norvegia, arrivo anche a casa, quindi niente, andiamo avanti e nel caso c'è l'assicurazione, ci facciamo venire a prendere. Si prosegue. Ok, io mi fermo sempre quando gli altri hanno bisogno. Lost.
si riparte, si va ragazzi. Nulla più assoluto, però spettacolo. Ho appena ripassato il circolo polare artico, quindi in teoria adesso le temperature saranno meno artiche, si spera. E niente, magari vi lascio la foto, tac, foto al circolo polare artico. Eccoci ragazzi, arrivati davanti all'albergo. Dopo magari vi faccio fare un breve room tour. Niente, per oggi è andata così. Allora, sinceramente, adesso ho richiamato ancora il mio meccanico, mi ha rassicurato sul fatto che arrivo a casa tranquillo, quindi sono un po' più tranquillo. Però sicuramente non vado a cuor leggero. È stato un viaggio fino adesso abbastanza impegnativo a livello sia fisico ma anche mentale, perché prima il tempo, il meteo un po' troppo e non me la sto godendo molto bene. Però ragazzi, a Capo Nord ci sono arrivato oggi, cioè, ho visto dei panorami davvero fantastici. Sicuramente ragazzi salterò qualcosa, perché la North Atlantic Road penso che non la farò, anche il Trostring, tutte le cose che sono a sud, diciamo, le salto. Oggi ho saltato le Lofoten,
e diciamo che sarà un presupposto per tornare in un futuro non proprio prossimo, perché ho in mente altri progetti per gli anni a venire, anche se progetti possono sempre saltare, però diciamo che dopo un'esperienza così ho bisogno di un po' di calma e di comunque stare anche, diciamo, al caldo del nostro Mediterraneo, diciamo. Quindi diciamo, dopo Capo Nord può arrivare Capo Sud, che sarebbe in Spagna, oppure io pensavo più l'anno prossimo fare la Grecia, quindi tutto questo. Però prima c'è da finire questo viaggio, ragazzi. Quindi a domani.